Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. Noi a tutto questo ci opponiamo, vogliamo assolutamente che la regione fermi questo schifo, questa rapina alle nostre terre, e che sia queste terre, questi stabili, finalmente all'uso per cui sono nati e per come, e per quello per cui dovrebbero essere destinati, quindi alla produzione agricola, per riuscire a rilanciare anche almeno in parte un comparto agricolo a collasso, per riuscire a rilanciare il consumo dei prodotti agroalimentari sardi, che come sapete occupano soltanto il 20% del nostro consumo, e vogliamo che questo sia anche un'occasione per dare lavoro stabile a tanti giovani sardi, che non devono più essere dei lavoratori stagionali al servizio dei speculatori che hanno bisogno di manodopera a basso costo per 3 mesi all'anno. Vogliamo che i sardi abbiano la possibilità di sviluppare la loro economia, di usufruire delle loro terre, dei loro beni, beni che appartengono per legge al popolo sardo, beni che appartengono alla regione, che però oggi è occupata da una giunta che non vede l'ora di fare cassa, di svendere al più presto tutto ciò che è svendibile per racimolare qualche soldo e far credere che così il bilancio è stato messo a posto dalla loro grande preparazione politica. Noi vediamo che è molto facile fare cassa svendendo le nostre terre, però la regione non ha fatto i conti con una cosa, con i sardi liberi, con quelli che vogliono a tutti i costi resistere a questo tipo di scippo delle nostre terre, e che vogliono a tutti i costi rivendicare la proprietà di questa nazione sulle sue terre. Quindi noi diciamo che la lotta continua, noi non ci fermeremo. Chiediamo alla regione di ritirare immediatamente questo bando, e se non lo farà la nostra lotta continuerà fino a raggiungere l'obiettivo di restituire queste terre al legittimo proprietario, che è il popolo sardo. These songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs.